Una cosa, c'è un problema, c'è una crisi del sindacato, ma se fossi nel Premier, e lo invito, metta nelle, se c'è un sindacato, se ce n'è due, se ne, non può deciderlo la politica né lui, lo faccia decidere le persone che lavorano. Vuol fare una cosa intelligente, fa una legge sulla rappresentanza in cui dice che sono i lavoratori che votano, che decidono, che si iscrivono ai sindacati, che ogni sindacato dovrà pesare per i voti e per gli iscritti che ha e che i contratti collettivi sono validi quando la maggioranza dei lavoratori, votando liberamente, senza ricatti, li approva. Metta nella condizione chi lavora, precari e non precari, di poter decidere loro che sindacato vogliono, applicando i principi della nostra Costituzione. Non si metta in testa che è lui che deve decidere. Poi io sono per il, non solo il sindacato, io penso a un sindacato indipendente, democratico. Certo che se siamo uniti è meglio, ma l'unità non è la somma dei sindacati, sono le lavoratori e le lavoratrici che devono avere il diritto di poter decidere e di poter